L'Europa continua a chiederlo, i balneatori continuano a ritenerla una richiesta irricevibile. Rimettere sul mercato strutture sulle quali in anni e anni di lavoro hanno investito soldi, passione ed energie è praticamente impossibile e non c'è direttiva Bolkestein che tenga. La direttiva però c'è e il tempo delle proroghe è finito. Secondo l'Europa occorre aprire il mercato delle concessioni demaniali dando possibilità di accesso a tutti. E allora che fare? Facciamo un'assemblea per incontrare il territorio e la politica che amministra questi territori. E oggi siamo insieme Confartigianato e CNA per dare anche proprio lo spirito di unità sindacale che stiamo condividendo anche con gli altri sindacati, perché l'unità pensiamo sia l'elemento vincente in questa battaglia in cui tutti quanti, imprenditori, politica e amministratori, devono fare l'interesse del paese. Quindi fare l'interesse di 30 piccole imprese a gestione familiare che in questo momento stanno subendo un attacco dai grandi poteri internazionali, e difendere l'interesse anche pubblico, perché in questi anni sul balneare è stato creato un valore aggiunto, un'eccellenza che tutto il mondo ci invidia, e quindi tutelare le imprese che hanno creato questo valore aggiunto vuol dire tutelare gli interessi della nazione. È un bene che solo l'Italia ha e va difeso e tutelato nell'interesse di tutti. Noi abbiamo chiesto a tutte le forze politiche istituzionali a livello nazionale che abbiamo incontrato di arrivare a una mappatura delle coste, cioè capire quante concessioni ci sono e quante possibilità per nuove iniziative imprenditoriali altrettanto sono possibili. Questo per mantenere in equilibrio due principi. Uno è quello che ci chiede l'Europa, ossia di dare possibilità alla concorrenza per nuove iniziative. L'altro per tutelare l'attuale modello balneare italiano, perché l'impatto socio-economico che ne deriverebbe dal 1 gennaio 2024 sarebbe veramente molto negativo, soprattutto per 30.000 imprese, altrettante famiglie, lavoratori e anche tutto l'indotto e anche tutti gli investimenti che sono stati messi in campo. C'è il rischio che però individuate delle concessioni possibili, libere, si vada in realtà poi ad aggiungere manufatti e a impattare sul territorio. Questo è giusto, ma infatti quello che diciamo noi è che le nuove tipologie costruttive, le nuove concessioni non devono essere per forza uguali a quelle esistenti, anzi l'offerta all'aria aperta proprio post-Covid, il nuovo orientamento da domanda internazionale sotto il profilo turistico va proprio verso un'altra direzione.